A grande richiesta, vediamo qual era il karma di Gustavo Roll secondo la sua matrice del destino. La sua coda karmica si trova qui, in questa zona, ed è 12-3-18. Il suo karma era legato al corpo fisico. Nella vita precedente, Roll potrebbe aver avuto dei gravi problemi legati alla salute, come ad esempio una malattia che gli ha impedito di occuparsi come voleva degli aspetti spirituali, o comunque un'impossibilità fisica deve avergli impedito di fare qualcosa che voleva o doveva fare. In effetti il suo rapporto con la malattia era controverso, è stato controverso per tutta la sua esistenza, perché al minimo raffreddore andava letteralmente nel panico, agitandosi moltissimo e allarmando il suo medico di fiducia, dicendo che doveva intervenire immediatamente perché secondo lui era una questione di vita o di morte. Molti che lo conoscevano e che gli stavano vicino dicevano che pensavano che lui facesse un po' di scena, un po' di show, ma in realtà la sua coda karmica parla chiaro, probabilmente aveva davvero paura. Nella sua vita il riequilibrio karmico è avvenuto, sempre probabilmente, attraverso la cura dei malati e del loro sostegno morale, cosa che lui ha effettivamente fatto egregiamente. Ci sono poi dei calcoli che danno dei risultati numerologici che non si vedono direttamente ad occhio sulla matrice, ma che mostrano, ad esempio, il blocco karmico principale. Roll, ad esempio, aveva del karma materiale. Penso che lo scoglio che doveva superare fosse l'attaccamento ai beni materiali. Infatti, lui si occupava di antiquariato nella vita ed era molto affezionato ai suoi oggetti. Però ad un certo punto della sua esistenza dichiarò tranquillamente che degli oggetti, dei beni materiali che possedeva, non gliene fregava più niente e che non avevano per lui più alcun significato. Dunque si può supporre che anche l'attaccamento materiale per lui venne poi superato e il suo karma in questo senso venne riequilibrato. Per questo video è tutto, fammi sapere nei commenti se ti interessa l'analisi di qualche altro personaggio appartenente al mondo della spiritualità e dell'evoluzione. Puoi scrivere il nome e il cognome, andrò a vedere la sua data di nascita e farò il video. Quindi do il via ai commenti e i commenti che riceveranno più like verranno presi in considerazione per l'analisi. Grazie per avermi seguita, ti abbraccio, ci vediamo molto presto in un altro video e se non ti sei ancora iscritto, non dimenticare di farlo.